Secondo il portavoce del movimento estremista islamico Hamas, citato dalla TV satellitare araba Al Jazeera, che sta documentando passo passo quanto avviene, le parole sono state di questo portavoce: finora, a causa dei continui raid degli occupanti, sono caduti martiri oltre una quarantina dei nostri. Dunque il bilancio, secondo Hamas, sarebbero 40, una quarantina di morti, mentre invece fonti ospedaliere parlano di un centinaio di feriti, un bilancio di morti inferiore, una ventina, ma comunque davvero troppo presto, visto che il raid è tuttora in corso, per poter stilare un bilancio definitivo. Fatto sta che le immagini sono eloquenti più di ogni altra parola, soprattutto quelle piuttosto crude che ha mostrato Al Jazeera, che Al Jazeera mostra da diversi minuti, con diverse persone ferite oppure morte sul campo, e sono queste che stiamo vedendo insieme. Testimoni palestinesi affermano che uno degli obiettivi colpiti è il quartier generale della polizia di Hamas nella città di Gaza. Le prime immagini televisive, l'abbiamo visto, mostrano corpi stesi a terra e feriti che arrivano in ospedale. Secondo le prime testimonianze vi sono state almeno 15 esplosioni solo a Gaza City, e altri attacchi sarebbero tuttora in corso nella parte centrale e nella parte del nord della striscia di Gaza. Molte delle sedi di Hamas si trovano in zone densamente abitate, così è la striscia di Gaza nella sua totalità, fittamente popolata, e l'attacco è avvenuto nell'ora in cui i bambini escono da scuola. Colonne di fumo si levano nell'aria mentre si sentono le sirene delle ambulanze e le madri trascinano i figli dentro le case. Qui vediamo proprio un bambino, anzi due bambini appena usciti di scuola, macchine della polizia, una confusione totale in una città densissimamente abitata che è stata colpita da missili israeliani provenienti dal cielo.